SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Versa ancora in gravissime condizioni Emmanuel, il 25enne nigeriano aggredito mercoledì scorso a Marina Centro di Rimini. Gli esami eseguiti all'ospedale Infermi hanno evidenziato problemi a livello cerebrale. Continua a ribadire la propria innocenza Claudio Battazza, l'ex sindaco di Morciano di Romagna, dimessosi dopo le accuse di aver concluso falsi contratti di sponsorizzazione. Il ponte sulla 14 bis all'altezza di Cotignola è sicuro, lo afferma con decisione la società Autostrade, dopo che il viadotto era stato al centro di preoccupazioni e lamentele. Dure critiche da parte della UIL verso gli amministratori pubblici di Rimini per quanto riguarda la privatizzazione degli asili. Staremo loro col fiato sul collo, il commento del sindacato. Dal 2 giugno un treno veloce collegherà Rimini a Monaco con tappa a Cesena. La nuova linea veloce consentirà di spingere l'acceleratore sul turismo tedesco, da sempre fondamentale per la Riviera Romagnola. Ciclismo, torna alla Gran Fondo Via del Sale domenica con la diretta su Teleromagna a partire dalle ore 9. I 4.500 iscritti alla manifestazione si sfideranno in una prova di resistenza lungo le strade più affascinanti della Romagna. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti alla nostra nuova edizione del TG. Partiamo subito con il nostro primo servizio di oggi. Sono ancora molto gravi le condizioni di Emmanuel, il 25enne nigeriano, aggredito mercoledì scorso a Marina Centro. Vediamo. Il giovane Emmanuel non può essere ancora considerato fuori pericolo, anzi le sue condizioni sono ancora drammatiche. Sono queste le parole del dottor Giuseppe Nardi, direttore dell'unità operativa di rianimazione degli infermi di Rimini, che pochi giorni fa ha accolto il 25enne nigeriano vittima di una violenta aggressione. Le condizioni in cui è giunto in ospedale il ragazzo erano veramente gravissime, spiega il dottor Nardi. A seguito delle ferite ricevute ha presentato un profondo stato di shock per un periodo prolungato e questo ha comportato anche una riduzione dell'arrivo di sangue ossigenato al cervello. Abbiamo immediatamente provveduto con le cure e gli interventi del caso e questo ha consentito di superare i momenti più drammatici e di avviare le cure successive che sono ancora in corso. Nelle ultime ore prosegue il primario che con la sua equip sta seguendo passo passo l'evolversi delle condizioni del 25enne. Abbiamo dato corso anche ad una serie di esami diagnostici dai quali pare emergere purtroppo un quadro di sofferenza a livello cerebrale. Questo quadro sta rendendo più difficoltoso il risveglio del ragazzo e comunque ha richiesto un prolungamento della sedazione e della ventilazione artificiale, rendendo opportuno procedere ad una tracheotomia. Ottenuta la stabilizzazione, comincia adesso la delicatissima fase di recupero delle funzioni vitali autonome, ma il percorso è ancora lungo e difficile. Volevo andare a pregare sulla tomba di mio figlio e mia moglie, non volevo scappare. E questa è la versione fornita al giudice da Constantin Cristinel Morentelu, il 25enne rumeno residente da anni nel Ravennate, che alla guida della sua Fiat Multipla è uscito di strada ed ha causato la morte del figlio e della moglie 24enne. L'uomo è stato fermato mercoledì sera in stazione con l'accusa di omicidio stradale e deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga. Gli esami hanno infatti rivelato la presenza di tracce di cocaina e cannabinoidi. Il 25enne avrebbe aggiunto che si era recato a Forlì per andare sulle tombe dei propri cari e che se avesse voluto fuggire si sarebbe recato immediatamente a Foggia dai propri familiari. Vediamo anche un'altra notizia. Sono giunti a Roma, gli esperti della polizia scientifica per esaminare il corpo della donna trovata dentro un trolley nel porto canale di Rimini. Gli agenti hanno raccolto le impronte palmari e ogni traccia di DNA e hanno fatto trapelare un certo ottimismo riguardo
gli esiti degli esami. Rimane ancora ignota l'identità della vittima. Ad oggi si sa che aveva meno di 30 anni, che era affetta da anoressia e che è morta per stenti. Risulta invece sempre più improbabile la provenienza asiatica. Cambiamo argomento, continua a ribadire la propria innocenza Claudio Battazza, l'ex sindaco di Morciano di Romagna, che ha tenuto per la prima volta dai domiciliari un incontro pubblico. Vediamo. Ma io vi racconto quello che è successo, la verità. Così esordisce Claudio Battazza, il sindaco di Morciano, dimessosi dopo l'arresto, poi ritirato, per presunto falso contratto di sponsorizzazione con la società Rinnovamento Ghigi. L'ex amministratore, nel suo primo incontro pubblico dopo i domiciliari, dice di stare malissimo, di non dormire la notte e spiega la propria versione dei fatti. Interpellato ai nostri microfoni, ha deciso di non rispondere alle nostre domande, eppure ci ha messo la faccia nel raccontare la propria versione dei fatti di fronte a una folta platea. Voi ditemi se io non ho concusso, non ho corrotto, non mi sono messo in tasca un cavolo di niente e non ho usato il mio potere di sindaco per fini personali, io faccio fatica a capire cosa ho fatto. Per l'accusa il contratto è falso perché i 400.000 euro che il comune ha messo a bilancio come entrate non sarebbero mai arrivati. Per Battazza quei soldi invece arriveranno in tranche che si godranno i prossimi amministratori. Quindi io non so come si possa dire che è un contratto falso. Per 3 anni Battazza e i suoi collaboratori sono stati intercettati e le indagini sono ancora in corso. Com'è possibile che ancora non abbiano trovato un capo di imputazione? Si domanda l'ex sindaco. Quando verrà fuori quello che verrà fuori, perché non può venire fuori niente di diverso che essere assolto, chi mi ridà la mia dignità? Chi mi ridà i sacrifici, i dolori, le notti insonne, le difficoltà? Chi me le ridà? Nella tarda mattinata di oggi un rapinatore è entrato in azione in una banca di San Clemente. Nel riminese il ladro era da solo e con il volto coperto. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe intimato al cassiere di consegnargli i contanti brandendo un taglierino. Il bottino è ancora in via di quantificazione. Intanto le immagini a circuito chiuso dell'istituto di credito sono state consegnate ai carabinieri con la speranza di identificare il malvivente. Vediamo anche un'altra notizia, grave incidente questo pomeriggio a Colonnella nel Riminese, dove un motociclista e una donna in bicicletta si sono scontrati finendo violentemente sull'asfalto. Tutto è accaduto attorno alle ore 14 quando uno scooter che stava sorpassando è rimasto impigliato nelle borse della spesa della donna. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi ai due feriti. Ad avere la peggio è stata la ciclista che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi con codice di massima gravità. Il ponte sull'autostrada 14 bis all'altezza dell'uscita di Cotignola è sicuro, lo ha sottolineato con una nota la società autostradale dopo che il viadotto era stato al centro di preoccupazioni e lamentele. Vediamo. I crolli dei cavalcavia sulla superstrada Milano-Lecco e sulla 14 all'altezza di Camerano in provincia di Ancona hanno innalzato i livelli di attenzione sulla stabilità dei ponti lungo le strade italiane. Ed è così che l'aspetto deteriorato del cavalcavia sulla 14 bis per Ravenna all'altezza dell'uscita di Cotignola e Lugo ha destato non poca preoccupazione, tanto da diventare oggetto di un'interrogazione in Senato al ministro Delrio da parte del Movimento 5 Stelle. La preoccupazione riguardante la manutenzione del viadotto è però stata spenta dalla società Autostrade, che ha evidenziato l'assenza di problemi strutturali. È arrivata una comunicazione dalle autostrade che hanno valutato che non ci sono dei problemi strutturali sul cavalcavia e per quanto riguarda però la manutenzione di questi manufatti hanno già praticamente incaricato la ditta, quindi ci hanno anche comunicato già la ditta e che a partire già dalla prossima settimana il cantiere di sistemazione dei piloni, insomma della struttura, verrà fatto. Quindi ci hanno comunicato appunto che non sarebbe stato chiuso il tratto autostradale interessato, ma che appunto, come poi abbiamo visto, perché ci sono già dei movimenti, credo che la ditta sia già andata a fare un sopralluogo, la prossima settimana parte il cantiere che quindi verrà messo definitivamente in sicurezza tutto l'attraversamento e quindi il cavalcavia.
La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 11 unità immobiliari per un valore di circa 900.000 euro. L'operazione nasce dopo un controllo fiscale nei confronti di una società edile Ponteggi SRL che secondo i finanzieri non avrebbe dichiarato al fisco tra il 2011 e il 2013 ricavi per oltre 2 milioni di euro, evadendo imposte per circa 500.000 euro. Nei guai finiscono l'amministratore formale dell'azienda, un 48enne, e l'amministratore di fatto riminese di 49 anni, denunciata anche la moglie di uno di loro con l'accusa di aver riciclato parte dei proventi da evasione fiscale per circa 80.000 euro. E poi vediamo anche un'altra notizia, gli uomini della Guardia di Finanza di Ravenna hanno fermato due uomini di origine campana che tentavano di vendere a prezzi stracciati profumi taroccati di prestigiose case di moda italiane ed internazionali. I due erano già stati fermati un paio di settimane fa per gli stessi motivi, ma questa volta, oltre al sequestro delle false confezioni di profumi, e alla denuncia all'autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza ha richiesto nei confronti di uno dei venditori l'applicazione del divieto di ritorno nel comune bizantino per 3 anni. Dure critiche da parte della UIL verso gli amministratori pubblici di Rimini per quanto riguarda la privatizzazione degli asili. Gli staremo col fiato sul collo, il loro commento, vediamo. Nonostante la conciliazione di fronte al giudice, rimane teso il rapporto tra il sindacato UIL e il comune di Rimini sulla privatizzazione di alcune sezioni di asili. Siccome qualcuno ha parlato di trasparenza, noi pensiamo che la trasparenza debba essere data anche attraverso atti che fino ad oggi non ci sono stati dati. L'assessore Mattia Morolli aveva detto nei giorni scorsi che la sua amministrazione avrebbe proseguito con la politica di trasparenza come sempre fatto. Se la suona e se la canta, è stato il commento della UIL, che continua a dirsi contraria al progetto. Tantissimi comuni che avevano proceduto verso la esternalizzazione oggi stanno reinternalizzando, perché non è vero che c'è tutto il risparmio. Critiche in particolare verso il primo cittadino. Voglio ricordare che il sindaco Gnassi ha sottoscritto un protocollo di relazioni sindacali dove all'interno del protocollo c'era il riavvio di sane relazioni sindacali e noi ancora non siamo stati, diciamo, invitati a parlare di queste cose. Vigileremo su tutte queste operazioni che ha fatto il comune di Rimini. Gli saremo praticamente, come si dice, col fiato sul collo. Incendio la scorsa notte in una scuola elementare di Rimini. Secondo quanto emerso, le fiamme si sarebbero sprigionate dal sottotetto per poi propagarsi rapidamente. Le cause sarebbero accidentali e da ricercarsi nel surriscaldamento di un particolare materiale isolante installato qualche ora prima da alcuni operai al lavoro in opere di riqualificazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impegnato alcune ore per spegnere il rogo che ha interessato circa 5 metri quadrati di superficie. Cambiamo argomento, il treno per collegare Rimini con Monaco facendo tappa a Cesena. E questa è una delle iniziative per consolidare il rapporto tra turisti romagnoli, anzi turisti provenienti dalla Germania verso la Romagna. Negli ultimi anni è tornato infatti a registrarsi un ottimo numero di turisti tedeschi in Romagna. Vediamo. La Romagna torna a parlare tedesco. Dopo un lieve disinnamoramento di alcuni anni, sembra di nuovo scoppiato l'amore tra la Riviera e i turisti provenienti dalla Germania. Il 2016 ha fatto registrare in questo senso ottimi numeri e il sipario della nuova stagione è stato allestito con nuove iniziative per incrementarne ancora di più la presenza. Da questo punto di vista diventa quanto mai strategico il collegamento ferroviario Rimini-Monaco, che a partire dal 2 giugno farà tappa anche a Cesena. Obiettivo: creare un ponte verso quelle zone che a causa delle poche infrastrutture si trovano troppo spesso tagliate fuori dalla mappa del turismo. La zona di Ravenna è storicamente purtroppo troppo isolata, è stata per troppo tempo ignorata dal punto di vista delle infrastrutture, necessita assolutamente di un ammodernamento e di essere da questo punto di vista ripensata. I nostri club di prodotto hanno rilevato una grande attenzione per la nostra regione, sicuramente per il distretto della Riviera, per i nostri 110 km di Riviera, che sono sempre molto amati, sempre più amati dal popolo tedesco, che ora è il primo
mercato straniero e abbiamo presentato 2 giorni fa la seconda edizione del treno Monaco Rimini, confermata anche a Cesena, quest'anno è la grande novità. Quindi auspichiamo che la stagione vada bene così come l'abbiamo ben preparata. Momento di confronto e riflessione sull'andamento dell'offshore nel paese a Ravenna. Ad OMC è stato analizzato l'andamento del oil and gas e sono emersi dati interessanti. Vediamo. La 13ª edizione di OMC, l'Offshore Mediterranean Conference, ha confermato l'attualità del tema dell'oil and gas per Ravenna ed ha richiamato nella cittadina bizantina migliaia di rappresentanti del settore da tutto il mondo. La manifestazione è stato un momento di riflessione per il settore, di confronto sulle politiche energetiche e climatiche del futuro tra i rappresentanti del paese del Mediterraneo e alcuni tra i massimi vertici dell'industria petrolifera internazionale. In un mercato estremamente volatile, con prezzi depressi, guarda ad un deciso contenimento dei costi e a una massimizzazione dell'efficacia operativa. Questo anche è stato detto nel corso degli incontri che si sono susseguiti negli spazi del Pala di Andrea di Ravenna. Ed è emerso che siamo alle prese con un'industria che necessita sempre più di gas e petrolio e tutti i giacimenti attualmente in produzione stanno calando e ci sarà bisogno di produzione aggiuntiva su cui non si sta investendo. D'OMC 2017 è emerso che occorre ampliare l'utilizzo del gas naturale, la fonte fossile che può assicurare il mix energetico più sostenibile e l'insieme dei ritrovamenti in Egitto, Cipro, Israele e il potenziale di Libano e Grecia possono favorire la creazione di un hub del gas del Mediterraneo che può diventare il principale fornitore per l'Europa. L'evento, che si sviluppa su un'area espositiva di 30.000 metri quadrati e si svolge ogni 2 anni, ha portato a Ravenna oltre 1.300 delegati e 10 delegazioni di paesi produttori e 650 espositori provenienti da oltre 30 paesi. L'AIL è l'associazione italiana che sostiene la ricerca e la cura contro le leucemie, i linfomi e il melanoma. Una meritoria attività che in questi prossimi giorni impegnerà i volontari dell'associazione in Romagna come nel resto del paese. Vediamo. Per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, la prossima settimana è un appuntamento importante. Perché? Molto importante perché anche nelle piazze della provincia, così come in tutta Italia, i volontari dell'AIL saranno con i loro banchetti distribuendo le classiche uova di Pasqua all'offerta minima di 12 euro che ci serviranno per raccogliere i fondi da destinare ai nostri scopi istituzionali, che in estrema sintesi sono il sostegno di giovani medici, specialisti ematologi al loro ingresso nelle strutture locali, che sono l'IRST di Meldo e le Bufaline di Cesena, il finanziamento dell'assistenza domiciliare ematologica sia a Forlì sia a Cesena e ovviamente il nostro supporto che è costante alla ricerca scientifica. Quindi un duplice risultato, un buon affare per chi acquista queste uova da mangiare o regalare, ma anche un fine sociale. Assolutamente, anzi direi che la popolazione romagnola si è sempre dimostrata molto solidale con i nostri scopi e ricordo che tutto ciò che viene donato sul territorio ha una ricaduta sullo stesso territorio, quindi ci teniamo a sottolineare che questi soldi restano qui per poter dare nuove speranze ai malati di ogni tipo di malattia ematologica. Leucemie, linfomi, mielomi, malattie molto gravi, come sta andando la ricerca? Ma vogliamo essere ottimisti perché a livello mondiale c'è una rete di ematologi in continuo contatto, quindi anche con quelli italiani e quelli romagnoli. È un campo dove i progressi sono quotidiani, quindi chi sfortunatamente si ammala oggi ha comunque la speranza che domani, e non dico un domani generico ma proprio un domani temporale, ci sia la possibilità da qualche parte di trovare nuovi modi per curare e guarire. In ogni caso in questi ultimi anni la qualità della vita di chi si è ammalata è enormemente migliorata. E ora vediamo altre notizie con le brevi. Ravenna, 3 richiedenti asilo stanno collaborando alla ristrutturazione della casa ex Ampi di Piangipane per farla diventare la casa dei volontari. I 3 ragazzi provengono da Gambia e Nigeria. Rimini, sciopero oggi e domani dei facchini del megastore di mobili Mondo Convenienza. I lavoratori delle consegne protestano contro le condizioni definite di sfruttamento e contro il cambio di appalto della cooperativa che gestisce il servizio. Forlì, verifiche a tappeto dei carabinieri nella serata di ieri, sono state identificate 60 persone e controllate 45 auto. 4 persone sono state trovate in possesso di hashish e marijuana, un 39enne è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale.
Rimini, annebbiato dall'alcol, un 21enne pregiudicato ha aggredito la scorsa notte i carabinieri. Il giovane bellariese stava dando in escandescenza al pronto soccorso. Quando i militari sono intervenuti per bloccarlo e identificarlo, si è scagliato contro di loro. È stato arrestato. Ora è arrivato il momento della nostra pagina sportiva. Benvenuti su TR24 Sport. Tutto è pronto a Cervia per il via alla 21esima edizione della Gran Fondo Via del Sale. Domenica mattina con diretta dalle ore 9 Teleromagna seguirà tutte le fasi di questa storica competizione che coinvolgerà ben 4.500 ciclisti in servizio. Le telecamere di Teleromagna saranno accese per tutta la giornata di domenica per non perdere nemmeno un minuto di quella che sarà la 21esima edizione della Gran Fondo Via del Sale di Cervia. Una manifestazione attesissima da tutti gli appassionati della bicicletta e che ancora una volta proporrà tre percorsi lungo le strade più suggestive ed affascinanti della Romagna. I 4.500 iscritti avranno così la possibilità di scegliere il tracciato più breve, quello da 77 km, o invece orientarsi su quelli più impegnativi, il medio da 107 km o il lungo da 150. Proprio quest'ultimo percorso quest'anno si arricchirà di una sfida speciale, tutta dedicata al pirata Marco Pantani, una cronoscalata che troverà il proprio culmine fino alla cima Pantani a Montevecchio. Testimonial d'eccezione dell'evento sarà un altro campionissimo, il francese Bernard Hinault, vincitore in carriera di ben 5 Tour de France, 3 Giri d'Italia e 2 Vuelta a Spagna, che prenderà parte sia agli eventi collaterali, come la cosiddetta pedalata col campione, sia alla prova di domenica. Per lui, come per tutti gli altri 4.500 eletti, l'appuntamento è fissato per le ore 8 sul lungomare dell'Edda di Cervia, allorquando avrà luogo la partenza di questa nuova edizione della Gran Fondo Via del Sale. Per il calcio, il Forlì non vince più da più di un mese in Lega Pro. Biancorossi che sperano di interrompere questo digiuno nella trasferta di domani a Modena, in quello che sarà a tutti gli effetti un autentico spareggio salvezza. Trasferta di vitale importanza per il Forlì con il Modena, gara valida per la 32esima giornata di Lega Pro Girone B. Sabato alle 14.30 allo stadio Braglia i Galletti devono provare a portare a casa i 3 punti, perché se col Fano il match è sfumato per un palo di Bardelloni e la traversa di Carini, in Emilia è vietato fallire. In classifica i biancorossi sono rientrati nella zona play-out con 31 punti, a dividere proprio il Fano a 30 dai Canarini, momentaneamente salvi a quota 32. Il Forlì fa quindi la parte del ripieno nel biscotto gelato, dessert che i gialloblu hanno già strappato di mano nello scorso turno all'Albino Leffe, vincendo per 1-0 in trasferta. Un match da ferro e fuoco e non da chiacchiere da bar per dare uno scossone in zona rossa. Vietato guardare per il Forlì al prossimo impegno col Mantova di martedì, terzo match point di stagione in poco meno di 10 giorni. Massimo Gadda potrà contare sul buon apporto di Adobati e Sereni, mentre sono ancora in infermeria Tommaso Tentoni e Martina Rini. Antimo Martino sarà ancora il coach dell'Ora Si Ravenna. Un annuncio ufficiale arrivato dal presidente del club giallorosso Roberto Vianello nel corso di una conferenza stampa in cui è stata svelata anche la durata dell'accordo, ben 2 anni. Sono molto contento della possibilità che mi è stata data di continuare l'esperienza qui a Ravenna. In questi giorni è stato manifestato grande affetto nei miei confronti da parte di tutti. Resto a Ravenna con grande orgoglio perché credo che il processo di crescita di questa società non sia terminato ma possa migliorare ancora. Queste dunque le parole del riconfermato tecnico della Piero Manetti. E con quest'ultimo aggiornamento è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci. E ora vediamo insieme le condizioni meteo. Buon
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Ragini. Il mese di marzo si è concluso sotto il segno dell'alta pressione, cieli azzurri e temperature altissime per il mese di marzo. Infatti abbiamo sperimentato valori fino a 24-26 gradi che sono tipici della seconda parte del mese di maggio, quindi temperature altissime per fine marzo. La situazione non vedrà cambiamenti di rilievo nella giornata di domani, infatti il mese di aprile inizierà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, con velature in aumento nel corso della giornata e nuvolosità che aumenterà soprattutto sui settori tra Piacentino e Parmense, dove tra il tardo pomeriggio e la serata qualche veloce rovescio di pioggia non sarà da escludere. Poi la giornata di domenica inizierà con il sole quasi ovunque, ma poi nel pomeriggio l'instabilità aumenterà con anche qualche temporale sulle Emilia e soprattutto sulle aree di prima collina. Per quanto riguarda le temperature, domani avremo valori minimi compresi tra 8 e 12 gradi, i valori massimi saranno in lieve flessione ma ancora molto alti per il periodo e compresi tra 17 e più 24 gradi, ventilazione in aumento sulla costa. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Facciamo un breve riepilogo delle principali notizie di oggi. Versa ancora in gravissime condizioni Emmanuel, il 25enne nigeriano aggredito mercoledì scorso a Marina Centro di Rimini. Gli esami eseguiti all'ospedale infermi hanno evidenziato problemi a livello cerebrale. Continua a ribadire la propria innocenza Claudio Battazza, l'ex sindaco di Morciano di Romagna, dimessosi dopo le accuse di aver concluso falsi contratti di sponsorizzazione. Il ponte sulla 14 bis all'altezza di Cotignola è sicuro, lo afferma con decisione la società Autostrade dopo che il viadotto era stato al centro di preoccupazione e lamentele. Dure critiche da parte della UIL verso gli amministratori pubblici di Rimini per quanto riguarda la privatizzazione degli asili. Staremo loro col fiato sul collo, il commento del sindacato. Dal 2 giugno un treno veloce collegherà Rimini a Monaco con tappa a Cesena. La nuova linea veloce consentirà di spingere l'acceleratore sul turismo tedesco, da sempre fondamentale per la Riviera Romagnola. Ciclismo torna alla Gran Fondo Via del Sale domenica con la diretta su Teleromagna a partire dalle ore 9. I 4.500 iscritti alla manifestazione si sfideranno in una prova di resistenza lungo le strade più affascinanti della Romagna. Una notizia di servizio, il gruppo Teleromagna Publisole annuncia di aver acquisito un nuovo canale TV che troverete digitando il numero 11 sul telecomando. I test sono già iniziati, le trasmissioni inizieranno a breve con il palinsesto pieno di grandi novità per poter correttamente usufruire di tutta l'offerta editoriale del nostro gruppo. Vi invitiamo a risintonizzare il vostro apparecchio impostando la numerazione automatica. Vediamo anche quali saranno i programmi questa sera sui canali di Teleromagna. Sul 14 alle 21.15 in onda Anteprima Sport e su Teleromagna News canale 74 una puntata di ping pong. Vi ricordo che potete vedere tutte le notizie aggiornate sul nostro portale teleromagna24.it oppure sulle nostre pagine di Facebook e Twitter. Noi torniamo domani alla stessa ora, una buona serata a tutti. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.